Comunque mi sto rendendo conto adesso che tutte le cose stanno andando bene. Dico, che figata! L'abbiamo fatta Rieccoci. grossissima! No, guarda, io infatti non dico niente. L'ultima volta che ho detto così, io non vorrei dire, ma sono saltati. Ah, la console! Fumo! La dico, Allora, non so se vi ricordate, ma inizio anno ho fatto un video, dovreste, visto che ne ho fatti quattro quest'anno, dove vi portavo con me a Cortina a farvi vivere le 48 ore della prima Wanderlust Experience che avevamo organizzato. Per un'esperienza dove abbiamo invitato più di 10 ospiti e coinvolto più di 30 persone della produzione per raccontarvi e vivere tutti insieme appunto tutte le grandi bellezze di quei posti e di quelle vallate, dal punto di vista di arrampicate, di scalate, di magnate, di condivisione, qualche vin brûlé e tanta musica. L'evento, nonostante tutte le mille complicazioni che abbiamo avuto, è stato un successo veramente importante. In primis per noi, perché il portare anche degli ospiti a farli vivere quello che facciamo con Wanderlust ci ha solo che arricchiti dal punto di vista di confronti, di curiosità e di cultura che tutte le persone poi hanno portato in questo viaggio. E quindi abbiamo deciso di replicare nuovamente in un nuovo posto, sempre in montagna, ma questa volta a Plan de Corones. Dici, ah, benissimo. Che tavolata. Allora, bellissima. Questa zuppa di? Di castagne. Perfetto. Ma quelle cos'è che erano? Le castagne? Sì. In ammollo? Poi è No. finito. Scusami. Sono poi cipollotti. Ah, sono cipolle. Chiudo il video. Pensavo fossero castagne. Però sono due ore che si sente solo la parola castagne. Dopo castagne, castagne, zuppa di castagne, ma anche il dolcetto con le castagne. Tu mi hai visto qua davanti. Ce n'hai due. Sono tre. Ah, ok. Quello è il problema. Che schifo. Che faccio sempre, mannaggia. Perdonami Stefano, pormi video log, ma tanto questo è frutta, no? Sì. Doveva essere un light lounge. Nel frattempo adesso ne vengono gli altri ospiti, ma siamo. Doveva essere un light lounge, no? Se siamo sfonnati. Carichissimo. Anche perché questa non devo fare niente. No, a differenza degli altri anni, io in tutti gli altri anni lo sono suonato. Quest'anno. Cioè, gli altri anni a questo punto tu saresti lì a sudare 8 camicie, tantissimo. Così, il telefono. Teso. E con voi? Io appuntamento di quest'oggi. Oh, prego. Siamo nella palestra d'arrampicata. Abbiamo già i primi problemi. Il mio numero non ce l'hanno perché ho detto 48 non c'è. Mi proverò un 46, però. Normalmente per iniziare a scalare. Abbiamo fatto un po' di boulder, che sarebbe quella tecnica dove ti arrampichi con sotto dei tappeti, fai dei percorsi di 2-3 metri tecnici, mentre adesso facciamo un po' di pareti. Incredibile, questa è la palestra più bella. Ti faccio essere sicura? Dai. Tra tutti, che tu lo chieda a me, questa roba mi gratifica. Forse perché ancora non mi conosci. Because if we don't talk, sì. It can go through, but... Ultime parole? Ultime parole, è stato molto bello. Basta. Se arrivi in cima, non mangi stasera. Forza. Non rompere il cazzo, ne mancano tre. Cazzo, mo ci vedi bene, eh? Mo ci vedo molto bene, guarda, eh. Ne manca una. 3, 2, 1, lanciati! Era a 3 quarti, vabbè, tanto il mondo si è accorto. Sì, c'è. Sì. Oh, 12 decimi ora, bastardo! Ti casato? Non me lo aspettavo. Non mai fatto, replichiamo anche a Milano. Ma che tardo adesso? Per la cena delle 7, qua si mangia presto. Cazzo, anche tu l'hai persa? Rieccoci qua. Dove tutto è iniziato? Comunque ho pensato, faccio il room tour l'ultimo giorno perché è. Ma è una cazzata perché lo stiamo già distruggendo. Devi farlo appena arrivi room tour, fa. Non ti ho insegnato niente tutti questi anni. È vero. Amici, questo solo è il bagno. Tre docce, eccetera. Era più fredda là che vuoi. Stanza da letto, salotto, altro bagno e qua terrazzone. Sorry, ci avrei messo 20 minuti a fare questo video, io ci ho messo 8 secondi. Bella stanza. La chicca è questa stanza a raggi infrarossi per la schiena. Da sì.
Ma di queste scarpe di merda ne vogliamo parlare? Io te lo sapete, fanno schifo. Che domande posso fare in inglese? No, infatti io non parlo. Your favorite animal? Io non parlo con nessuno stasera. La difficoltà di questo weekend sarà che dovremo parlare in inglese, perché tutti i nostri amici adesso sono tutti british. Solo tu noi sai parlare, se non Nicolas. Ti farai grandi chiacchiere. Buonasera. Ciao, nice to meet you. Tudor. Tudor. Enjoy and have a good meal. Più forte. And don't trust the dead guy. Because he's the one that don't trust. You don't need to trust. Ma che cazzo, appena iniziato a parlare, non. Devo rompere il ghiaccio e spostarmi il tavolo dell'inglese. Non capisco un cazzo. Ma questi parlano troppo velocemente. Non lo faccio mai più. Non lo faccio mai più. È stata un'idea terribile, quindi avventurarmi nell'angolo inglese. Grazie. Ciao. Abbiamo finito la cena. Si sta pronto. Una strada mi sembra grande. Lea, buon dì. Buongiorno. Freschino, eh? Ma che bello, abbiamo anche il cane? L'idea dal beginning was to go hiking to the top, but then we change idea. Half of us didn't even have breakfast, imagine like this would be. Yeah, we had to do like the breakfast at 4 a.m. Yeah. And then 4 hours of, yeah. Ma c'è già qualcuno? Sì. Qui è dove faremo il Wanderlust. Lumen Museum, museo della fotografia di montagna. Adesso quindi visita il Lumen Museum. You have to see it, it's like a diaphragm that's opening. Ma l'ho abbandonato, in inglese è veramente raro. Installazione qua nella sala degli specchi con maestro Luca Ricci. Programma. Cazzo, l'ho aspettato più di un'ora. Era l'idea, proprio pensato, pensa a stare mezz'ora qua così con un po' d'alcol, la gente si aspettava. Ma sì, palese, l'anno prossimo, 17 after party qua. La visita al museo è finita adesso. Assistiamo alla performance live di Sandro Marco. Ho invitato anche gli ospiti. Ciao a tutti. Bring this piano on the lakes, up on the mountains, on the desert, and I think when you try to share the experience with your music, it's a unique way. So the music gives this emotion. Sul mare di nebbia. Thank you very much to Wanderlust and Burich for this amazing opportunity and the amazing project. Thank you very much. La classe disallestisce mentre noi sono a fare una visita al Messner Museum, che sta dall'altra parte, che è il museo che è stato disegnato da Zara Reid. E poi veniamo a pranzo qua, all'Alpin, per poi riscendere giù a Fette e ritornare in albergo. Allora, ti è piaciuto? Sì, stupendo. Grazie. Noi siamo col gruppo Wanderlust. Entriamo senza pagare. Sai chi era Messner? Messner è stato considerato l'alpinista più grande della storia, è stato quello che ha fatto tutti gli 8000 metri per primo in stile alpino, quindi senza corde fisse, non andando sugli normali, senza ossigeno e altro. Senza ossigeno? Senza ossigeno. Stile alpino, quindi senza lasciare tracce, in modo completamente sostenibile, questo 40-50 anni fa anche. Con gli scarponi che trovi in giro, quindi non con la roba che abbiamo oggi, con tutte le cose storiche che... Tipo c'è un cazzo durissimo. Messner ABC, no artificial oxygen, no balls, no communication, no drugs. No balls vuol dire senza... Ma non drugs.
Questo blog è bellissimo, solo qua io c'è un senso. No bounce cos'è? Senza lasciare le senza le tracce? Esatto. Le... E come fai con gli ambienti di sicurezza? Non puoi. Tutte le volte che vai anche a piantare le cose devi toglierle. Ma il buco l'hai fatto uguale. Il buco lo fai, però non lasci le cose. Lasci. Perché tantissime le lasciano lì. Quindi quando scendi. Quando scendi riprendi tutto quanto. Ci sta. Anche e beh, risparmi un botto di soldi. No. E no communication, che vuol no dire? No communication, che non c'era tutta la parte del. Esatto. Ah, e questa volta di voi. 68 mila metri, zitto, non parlare. Un sacco di shit, tra l'altro, qua c'è anche lui, l'ultimo degli eredi. Degli alpinisti. Ma mi sa che dobbiamo uscire, cioè siamo in mega ritardo. Incredibile. E questo qui era il bivacco di Messner. No, no, aspetta. Qui non fermo, mi ha rotto io. Vai. Tieni dritto qua, tieni dritto qua. Sempre, sempre tutto di corsa. Di là, abbiamo tutto lo shooting per Sissi Tapì. E ora andiamo a pranzo da Norbert. In Tre Stelle. Ho aperto un ristorante anche qui a Pan de Corones che si chiama Alpin. Più un po' di fiato e poi la rifaccio. E a volte mi chiedo, ma come cazzo ho fatto? Molto bianco, se appena faccio una rampa a 50 metri c'ho subito il rischiatore. Oh, era tutto un rischio neanche quello, eh. Ah. Mazza che tavolata. So it's an old system, it's nothing new. We had to learn to preserve things. So today the biggest step for us. Molto interessante la parafrasi. La parafrasi di tutto quello che ha detto. Però ha parlato allora. Il paese è Cook the Mountain, quindi mangiamo solo quello che vediamo alle nostre spalle. Tanti panni. Niente olio d'oliva, niente limone, solo cose che arrivano da ciò che vediamo. E giustamente dice, ci sono 400 tipi di funghi, 100 tipi di mele, ognuna che ha un sapore diverso, ognuna che può avvicinarsi a dei gusti di al... Mi sono spesso perso lì. Che cosa? Non lo so. Ma avete già brindato? Sì. Che tra l'altro anche il beverage è tutto locale. Cin cin. Prendiamo le bande di Coca-Cola eccetera. E anche l'acqua è local, perché poi diciamo le brocche. Posso poi chiedere anche se possibile una brocca d'acqua? Ma la posso venire più con te in caso? Cioè la posso vedere... La cosa pazzesca di questo posto è che è una bottle free zone. E quindi è una zona dove non vi sono bottiglie di plastica o di vetro per ridurre per l'appunto l'inquinamento e l'impatto ambientale legato ai trasporti. We did the calculation and we had to bring something like 30 to 36,000 bottles of water up the mountain with the trucks and bring this down again in the spring. We said no, we're not gonna do it. So we decided to work with BWT. Qui hanno fatto questa zona dove sono i vari dispenser per ricaricare le brocche e le borracce. Ed è geniale, è sciocco che ancora ad oggi ci sia tutto questo consumismo dell'acqua ed è pazzesco Norbert che se ne frega anche un po' di quelle che sono le dinamiche legate al fatto che i main sponsor di Vita Michelin e Top 50 siano marche d'acqua e quindi in qualche modo ci sia un po' di... però che cazzo che frega, questa filosofia la rispetta, è un grande. Il posto dove stiamo mangiando poi è incredibile, cioè noi siamo lì. Eccoci qua, burro. Ale. Un po' di manzo. Bruschetta con farina di castagne e pomodoro. Ketchup di prugne. Sembriamo. Cosa mangiamo oggi? Io sono una tipa che mette un fucchio di burro. Ciao. Lo vuoi tenere solo per te o lo vuoi tenere? Franci. No, Franci. Minchia. Ricci. Puoi fare come vuoi. Guarda il nome del vino. Klaus. Davvero? Grande. Il risotto che ti rende felice. Esatto. Spaghetti di tuorlo. E io ho detto, se riesci a rifarlo a casa ti do 10.000 euro. Ci ha provato o non ci ha riuscito? Ci ho provato, Ho contattato su LinkedIn i dipendenti di Carlo Cracco per chiedere a loro. Davvero? Come cazzo di merda. So, prove them. Beh, basta. Stanno in mio. Per scendere, quindi adesso come facciamo? Tette? Tette. Tette? Happy fit. Mm.
l'altro di due alberi. Sì, però dobbiamo arrivare esattamente lì. Sì, ma secondo me facciamo così e giù di qua già siamo arrivati. Però comunque lì sì, bello è scendere con tutti i parapendisti che sì. Parapendiano. Un po' buio. Da programmi dovevamo essere qua alle 5 per fare un po' di spa, un po' di cose. Sai che andiamo diretti a cena. Siamo al Toberfest. Ecco qua la regina. No, io adesso non c'è. Vediamo, ci cena. Prego. Buonasera. La stanza 233, Achille? Giù, tri, tri. Forse io sono giù, tre. Cosa è successo? A me l'hanno rubata, no? Sicuramente contento. No, perché a Lavorini 5 minuti fa mi fa, ma è 8:30, no? No. No, è John che mi ha detto che era 8:30 a me. Ah, a posto, è John che mi viene uscire. Allora. Buongiorno. Buongiorno. Aspettiamo gli ultimi 2 minuti prima di chiudere la porta e poi iniziamo. Grazie mille, questa è la yoga, la sala colazione, beh, e questo bello. Sembra editing, invece no. Bello, ci vediamo alla prossima. Grazie mille. Sì, ecco, qua mi sono dimenticato di salutare anche qualcun altro, quindi ne approfitto adesso per salutare in primis tutti gli ospiti e tutte le persone che hanno lavorato e che hanno contribuito a fare questa figata. Sono veramente orgoglioso di questo lavoro. Ne parlo un po' in terza persona anche perché mi sento veramente un piccolo tassello di un mosaico enorme di persone, di professionisti, di gente che ha veramente dato il massimo per fare tutto questo. Quindi grazie di cuore a loro, grazie di cuore a Vurrich che ha risupportato questo progetto, questa esperienza e che ha ricreduto nel nostro progetto, nella nostra idea di condivisione, di cultura della montagna. Grazie a BVT che ci ha insegnato sempre altrettante cose e con i quali siamo riusciti a risparmiare anche circa 500 bottiglie di plastica che non abbiamo usato appunto in queste giornate perché eravamo sempre circondati di brocchi, dispenser, dell'acqua. Grazie a CCTP per aver allestito quella sala e grazie di cuore ad Alessandro Martire per averci regalato questa magia incredibile. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualche perplessità su tutto quello che avete visto in questo video, lasciatemela qua sotto che nel prossimo video risponderò a tutte le varie domande e curiosità. Pancarre. Bonsoiré. Merci. Mille.